6 minuti, anzi, 5 minuti 5 alla minuti. Chiusura dei 22:55 dei seggi. E intanto il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato in sede a Via Bellario a Milano per lo spoglio, ovviamente da Milano Salvini. Intanto sono accadute delle cose tra Berlusconi e Salvini. Non so se possiamo citare, vabbè, insomma, meglio di no, aspettiamo. Evitare, dopo manca poco. Dalle 23 ci sfoghiamo, vi raccontiamo tutto il dietro le quinte, c'è Vanessa Piccioni che sta praticamente stalkerizzando tutti i politici sui loro profili Instagram e Twitter, sta uscendo di tutto, abbiamo dei video incredibili da mandare in onda, ma non possiamo mandare in onda nulla, però possiamo confrontarci come abbiamo fatto con gli ospiti sui temi. Poi alla fine, vedi, il fatto di non poter parlare ancora di nulla dal punto di vista elettorale è servito a parlare di temi importanti, per capire meglio, preparare il terreno, come veramente abbiamo detto, importanti, no? E concreti. Andiamo sul terreno dell'economia, che è poi il terreno, il pane quotidiano del rettore dell'università Niccolò Cusano, il professor Fabio Fortuna. Rettore, buonasera, ben trovato. Buonasera. Buonasera, magnifico. Buonasera, perché poi insomma di lavoro sull'economia per il prossimo governo ce ne sarà da fare. Intanto saluto Alfonso Raimo, caporedattore dell'agenzia di stampa Dire, caporedattore politico. Ben trovato. Buonasera. Alfonso, buonasera. Buonasera. Buonasera, stai scalpitando con i dati pronti. Siamo qui al PD dove dovrebbe essere arrivato il segretario Letta, insomma qua si segue con una certa apprensione. Come si dice solitamente. Il countdown è cominciato. Però andiamo subito dal rettore, perché ci sono le elezioni, i dati, i numeri dei voti. Adesso abbiamo avuto il dato dell'affluenza, ma poi arriveranno già domani, rettore, potremmo dire, ma già sono arrivate, come dire, sono già pronti, potremmo dire, sul tavolo del nuovo governo tutti i dossier economici che dovrà affrontare il nuovo esecutivo e il nuovo Parlamento, e non sono insomma situazioni facilissime da affrontare. Eh sì, il lavoro sarà duro e i risultati sono molto incerti, e le situazioni che si incrociano sono di portata molto preoccupante. Tanto per i cittadini c'è il problema dell'emergenza energetica, e quello più imminente è caro bollette unito all'inflazione, diciamo, naviga intorno agli 8,5 punti percentuali, 8,4 è l'ultimo dato, ma il carrello della spesa sfiora il 10%, 9,7. Quindi problemi che riguardano la vita quotidiana, che rischiano di esplodere in tutta la loro forza, anche perché per quanto riguarda l'energia elettrica, dal 1° ottobre ci saranno problemi anche per coloro che hanno un regime tutelato, perché i rincari si estenderanno anche a quella fascia di cittadini. Quindi questo è un primo problema emergenziale da affrontare con assoluta attenzione. E poi naturalmente ci sono anche le preoccupazioni per le imprese. Bisognerà rinnovare le agevolazioni anche per il mese di dicembre, e agire in modo tale che si possano creare delle condizioni di sopravvivenza per famiglie e imprese, perché siamo a questo livello. Sicuramente il contesto economico ci preoccupa, qualcuno parla di recessione, ancora non siamo in recessione, ma rischiamo di andarci, non soltanto l'Italia, ma anche tutto il resto d'Europa e buona parte del globo. Vedremo se poi effettivamente ciò avverrà, ma nel frattempo ci troviamo a combattere con problemi quotidiani. Quindi il nuovo governo, poi vedremo dalle 11 con le prime proiezioni che tipo di configurazione potrà assumere, ma al di là di questo si troverà ad affrontare, non subito perché ci vorranno dei tempi per la formazione del nuovo governo, quindi ancora il vecchio governo sarà attribuito il compito di portare avanti le cose, magari sentendo la maggioranza che nel frattempo si starà formando visto il risultato delle elezioni. Certo. Quindi tanti problemi. Il tema è questo, rettore. Lei dice adesso, al di là di quello che vedremo configurarsi durante la notte del voto, ci sono degli appuntamenti imprescindibili, e uno di quelli l'ha toccato lei, la sopravvivenza di imprese ma anche di alcuni settori
dei lavoratori, alcuni privati, insomma, qui c'è una situazione che va affrontata subito. Direi che questo è il tema che sinteticamente racchiude tutti gli altri, perché indubbiamente noi ne abbiamo tanti, no? Dobbiamo portare avanti il PNRR e sappiamo quante polemiche ci siano al riguardo. Qualcuno lo vuol ritoccare, sì, si può un po' ritoccare, ma senza stravolgimenti, altrimenti l'Europa potrebbe poi avere un atteggiamento non in linea con quello che ha avuto fino adesso. C'è stata anche qualche avvisaglia in settimana da von der Leyen, che ha voluto richiamare, secondo me con una uscita inopportuna che poi è anche corretto, alcuni possibili atteggiamenti estremi che si potrebbero avere in coincidenza della nascita di un governo contraddistinto da certe situazioni. Abbiamo il primo exit poll. Lo leggiamo subito in diretta. Con la forbice cosiddetta, perché certo, non viene dato un dato certo e preciso, Fratelli d'Italia tra il 22 e il 26%, il PD tra il 17 e il 21%, Movimento 5 Stelle, si è confermato, sarebbe un successo di Conte, 13,5-17,5%, la Lega tra l'8,5 e il 12,5%, Forza Italia tra il 6-8%, Verdi più sinistra 3-5%, Azione, questo era un dato atteso, tra 6,5-8,5%, più Europa 2,5-4,5%, poi via via tutti gli altri che non arrivano a uno. Allora, diciamo una cosa, che sembrerebbero confermare quelle che erano le previsioni, più o meno, più o meno, c'è un, con una bella PD crescita in difficoltà e con una crescita del 5 Stelle e un discreto successo del terzo polo. Noi moderati 0,5-2,5%, Italexit 0,5-2,5%, Unione Popolare non c'è il dato, Impegno Civico, Di Maio tra lo 0 e il 2%. Questo è anche un dato. Allora, se si sono, ovviamente, bene, comprenderete ovviamente, dei dati con delle forchette molto ampie, però insomma, Rettore, no? Si conferma un po'. Abbiamo parlato al telefono, mi sembra che le previsioni che avevo azzardato più o meno si aggirano su queste forbici. Certo, la forbice è ampia, 4 punti percentuali sono tanto, no? Normalmente le forbici sono di un paio di punti, magari tra qualche decina di minuti le avremo un po' più circoscritte. Certamente incide l'astensionismo, il tanto temuto astensionismo che in realtà c'è stato, adesso avremo il dato definitivo, ma non credo che 7 punti percentuali dalle 19 alle 23 siano stati recuperati. E qui c'è da sottolineare, come avrete già fatto, ma io lo voglio dire perché non è stato svolto un processo, secondo me, di adeguata sensibilizzazione a riguardo, il fatto che molti fuori sede non hanno potuto votare, tanti studenti, tanti lavoratori. Questa è una bella cosa che ci racconta, nel senso che lei poi ovviamente ne è testimone diretto. Volevo darti la somma delle due coalizioni principali, perché c'è la forbice anche per centrodestra e centrosinistra e 5 Stelle in totale. Sì. Centrodestra 41,5-45,5%, centrosinistra 25-29%, e poi il Movimento 5 Stelle tra il 14 e il 18%, e poi tra il 5 e il 9% Calenda. Questi sono altri, questi sono intention poll Tecne rispetto a quelli intention che abbiamo dato poll prima. Tecne, ok. E vola Fratelli d'Italia, questo è il titolo di TG.com. Rettore, stava dicendo dei studenti fuori sede. Ritengo che nel 2022 questa sia una cosa inaccettabile. Ci sono 3 paesi in Europa, compresa l'Italia, che non fanno votare a distanza, non trovano altre soluzioni. Fino a qualche decennio fa non era possibile, ma adesso questa cosa è risibile, quindi devono sbrigarsi a far sì, perché è un disincentivo, si tratta di qualche milione di persone. Ma come fanno? Sia per motivi di spese che devono affrontare, di disagio, a tornare per votare con i mezzi di cui disponiamo oggi. È un tema questo che secondo me è stato poco sviluppato e che dovrà essere sviluppato alla luce anche di questo forte astensionismo.
Bene, Rettore, grazie anche per questa testimonianza, è comunque importante. E Alfonso Raimo, caporedattore politico da Dire, tanto ti chiedo un commento rispetto a questi primi dati, che ovviamente rappresentano una percentuale difficile da inquadrare, però ci dicono già qualcosa. Beh, in parte confermano insomma quello che sapevamo, la crescita di Fratelli d'Italia, un calo del PD che però dovrebbe tenere sopra il 18% con la quota minima della soglia Renzi, e poi il fatto che i 5 Stelle tengano e sostanzialmente tiene anche Forza Italia. Ora stanno uscendo anche quelli degli U-turn per Sky e sono diciamo un po' più precisi, peraltro danno, qui c'è una forchetta, quella di la 7 ha una forchetta del 4%, questi gli utenti per Sky sono un po' più, hanno una forchetta proprio dimensionata, dicono che Fratelli d'Italia ha una media del 23,5 e la Lega sta sotto il 10,9,6, Forza Italia 7,8, Partito Democratico 20,3, Verdi 4 e poi Movimento 5 Stelle 16,4, Azione Italia Viva 7,2. Se fossero questi i dati, naturalmente rispetto ai dati di La 7 bisogna vedere dove si assesta la forbice, perché faccio per capirci, se Fratelli d'Italia si assesta sul piano più alto e il PD su quello più basso, la debacle, sono quasi 10 punti di differenza, ma se invece si invertono le cose, il PD va al 20, il Fratelli d'Italia al 23, se non sbaglio, vedo un attimo il dato di La 7, ecco, il Fratelli d'Italia al 23, le cose cambiano molto, cioè col PD al 22, Fratelli d'Italia al 23, le cose cambiano molto. Ovviamente una riflessione va fatta sul fatto che comunque questi sono i dati del proporzionale, noi sappiamo che 200 seggi si distribuiscono nei collegi uninominali e lì se non sei in coalizione li perdi, quindi bisognerebbe poi vedere in che modo questi dati si riflettono. Esatto. È quello che dicevamo poi di fatto, no? Ecco, peraltro c'è anche l'aspetto del taglio dei parlamentari, quest'anno hanno dovuto riscrivere i collegi e tutto, no? Per questa situazione che ha riguardato sia i deputati che i senatori, questo potrà incidere a tuo giudizio sui ricalcoli, su visto anche quanto è cervellotico il Rosatellum bis? Secondo me sì, il taglio dei parlamentari ha sostanzialmente ingrandito i collegi. Noi adesso vediamo, infatti, che c'è una affluenza, che il dato medio nazionale è meno 8 rispetto al 2018, però nelle regioni del sud è molto più alto, abbiamo in Calabria e in Campania meno 14% in meno, quindi significa un'affluenza che potrebbe attestarsi intorno al 64-65%. Chiaramente se i collegi si ingrandiscono la gente si sente meno rappresentata, meno spinta ad andare a votare. Questo è uno dei fattori che dovremmo considerare. Dovremmo chiederci, cominciare a chiederci questa scarsa affluenza chi ha penalizzato. Ora sicuramente possiamo leggere, diciamo, un voto di protesta che non si è canalizzato. Chi non può, chi non va a votare sicuramente esprime una protesta rispetto al sistema politico. Potrebbe essere che quel voto è il booster, per così dire, che manca a Fratelli d'Italia, lo vedremo, cioè non abbiamo elementi al momento per dirlo. C'è quel fattore in più che l'avrebbe spinta più verso la soglia del 30 rispetto a quella del 25. Potrebbe essere un voto del PD che invece si è sentito in qualche modo disimpegnato. Nel PD c'è stata un'aspra polemica perché al sud sono stati, tra virgolette, paracadutati molti personaggi che c'entravano poco con Mezzogiorno, un po' perché avendo fallito, per così dire, la prova delle alleanze, quindi non essendo in coalizione, si era meno in grado di assicurarsi i collegi e quindi quei pochi collegi sicuri, faccio ad esempio il caso di Napoli dove c'è Di Maio, Camusso, Speranza, nei pochi collegi sicuri si sono insomma messi candidati che non sono del territorio e questo potrebbe aver inciso. Allora, aspetta, bisogna vedere i flussi elettorali, sono anche proiezioni sui seggi. Sì, ci abbiamo un attimo. Allora sì, tra poco saremo in grado capire di darveli in grafica. No, perché c'è un calcolo in base agli exit poll, i seggi che andrebbero ai vari partiti. È chiaro, parliamo sempre di forchetta ampia. Centrodestra avrebbe alla Camera tra i 227
e i 257 seggi, la maggioranza è di 201, lo ricordiamo, il centrosinistra tra i 78 e i 98, il Movimento 5 Stelle tra i 36 e i 56 e poi gli altri, terzo polo, presumibilmente si intende, qui scrivono centro, tra i 15 e i 25. Poi c'è il Senato, e il Senato è importante, maggioranza 101 e il centrodestra con i dati attuali, parliamo di exit poll, parliamo ancora di dati non virtuali, ma insomma ancora abbastanza da prendere con le molle, 111-131 la proiezione dei seggi. Quindi governerebbe tranquillamente i rami del Parlamento. Il centrosinistra 33-53. Questo per far capire, no? Perché poi è importante anche non solo la percentuale dei singoli partiti, ma quanti seggi avranno in base a quella che è la legge elettorale vigente. Rettore, tra l'altro, torniamo dal rettore, la stabilità è importante anche per il discorso sulle cose da fare in economia, no? Sì, la stabilità è importante, certamente un processo di formazione della maggioranza più rapido, almeno in linea teorica, può garantire risultati più tempestivi, perché la tempestività è un fattore che giocherà un ruolo importantissimo. C'è la legge di bilancio da allestire, ci sono 2.770 miliardi di debito pubblico, se ne deve tener conto. Sarà probabilmente necessario fare comunque lo scostamento di bilancio, perché non vedo dove a breve termine possano pescare ulteriormente risorse. Sono tutte decisioni importanti, vitali da prendere, che il nuovo governo dovrà prendere tempestivamente. Quindi una formazione di una maggioranza meno difficoltosa di quanto si potesse prevedere, forse certo, agevola, certamente poi bisogna vedere le scelte. Certo. Bene, allora ci prendiamo una piccola pausa. Intanto io saluto Alfonso Raimo, caporedattore politico da Dire. Grazie Alfonso, magari ci sentiamo più tardi, torniamo a disturbarti dopo con dati ovviamente anche più precisi. Buon lavoro con l'agenzia di stampa Dire. E allora facciamo una piccola pausa, poi torniamo in diretta ancora con nuovi dati che stanno per arrivare e ovviamente con altri ospiti. A tra poco.